Vi dicevo che è anche interessante andare a capire come funzionano le lingue nel programma Word. Quando siamo sul Word, lo sappiamo bene che quando lui trova qualche parola che non riconosce, che la vede come un errore ortografico, lui la segnala con questo, diciamo così, sottolineatura ondulata rossa, dicendo: non si sa che cosa hai voluto scrivere, Evangelii Gaudium, che cosa è, magari Evangeli con una sola I. Per uno dice: no, guarda, questo è latino. Allora, basta che io seleziono, il testo che dovrebbe essere in latino, e qui sotto il riquadro di spostamento, il pannello di spostamento, e come vedete è segnalata la lingua. Se io faccio clic su questo tasto che dice Italiano Italia, apro il pannello delle lingue e qui posso, mi viene fuori questa finestra di lingua, e gli posso dire: guarda, questo si tratta di latino. Allora dico: ok. In questo momento Word, toglie agli elementi che prima erano considerati italiano, dice: no, queste parole stanno in latino. E così io posso essere sicuro che sta riconoscendo il testo come latino, quella parte che ho segnalato come latino. Per esempio qui, Pacem in terris. Dico è latino, però poi se io clicco accanto enciclica, vedete che qua sotto cambia ed è italiano. Clicco su Pacem e lui mi dice è latino. E logicamente se io metto, no, un testo più grande in un'altra lingua, per esempio qui ce l'ho questo testo in rosso, immaginiamo che questo testo sia una citazione dentro, allora la vado a mettere con il formato citazione dentro e Word comunque, ok, immediatamente ha riconosciuto che fosse inglese, inglese, però guardate, mi ha riconosciuto che è inglese di Stati Uniti, allora mi mette center and channeled come se fossero errori ortografici. Lui non ha capito che questo è un modo di scrivere inglese, però che è l'inglese britannico. Allora ritorno qui sul punto di lingue, clicco su inglese. Però adesso vado a cercare inglese, ma inglese britannico. E allora vado qua sotto, e basta che arrivo qui, vedete, inglese, ci sono diverse ortografie dentro dell'inglese, dico inglese Regno Unito. Ok, in questo momento lui ha riconosciuto già che center and channeled non sono più errori ortografici, ma è il modo di scrivere centro e canalizzato in inglese britannico, e lo ha riconosciuto già come inglese Regno Unito, mentre invece questi altri paragrafi continuano a essere in italiano. Così si lavora anche sulla formattazione delle lingue.